È terminato da pochissimi istanti il derby, il posticipo della 31esima giornata di campionato Girone F di Serie D tra Savignanese e Cesena, qui sul neutro del Tullo Morgagni di Forlì. Savignanese che è andata a un passo dalla vittoria storica, carezzata fino a pochi istanti dal triplice fischio dell'arbitro con un gol di Longobardi realizzato nei minuti finali di primo tempo. Savignanese che ha giocato decisamente meglio del Cesena, ma il Cesena nel finale, grazie a una palla inattiva, grazie a un tocco da due passi di Viscomi, è riuscito comunque a portare a casa un punto e a chiudere sull'1-1. Una partita davvero molto molto difficile, ricca di sofferenza dietro per la squadra di Angelini, con pochissima qualità e pochissima brillantezza dalla Cintola in su. Savignanese che avrebbe assolutamente meritato, anche volendo, di vincere, di portare a casa tre punti. È un punto comunque che fa la storia del club di Savignano sul Rubicone, a questo punto a un passo praticamente salvo, prima squadra romagnola che riesce a bloccare il Cesena. Cesena che invece ritrova 5 punti di vantaggio sul Matelica, niente fuga dunque, ma vantaggio ripristinato dopo il pareggio di ieri dei marchigiani a Francavilla. Dunque nel prossimo turno si ricomincerà con un più 5, ma insomma è stato un Cesena davvero in ombra, con diverse lacune, soprattutto dal punto di vista anche della brillantezza. Dalla Cintola in su, pochissime chance, pochissimi tiri. La Savignanese si è difesa molto bene ed ha davvero rischiato la vittoria nel finale. Direi che è tutto dal Morgagni di Forlì. Dunque, Savignanese 1, Cesena 1, Longobardi e Viscomi i marcatori di questo derby.